inizio lessando le patate. Metto sul fuoco la pentola piena d'acqua in cui ho trasferito le patate e le faccio cuocere per circa 20 minuti. Per accertarmi della giusta cottura, infilzo con una forchetta. Se quest'ultima esce facilmente, le patate sono cotte. Terminata la cottura, spengo e le raccolgo delicatamente con un colino. Le lascio intiepidire. Nel frattempo pulisco le alici. Stacco la testa tirandola verso la coda. In questo modo verranno via anche l'interiore. Inizialmente metto le alici in una ciotola piena d'acqua fredda, poi le lavo accuratamente sotto l'acqua corrente. Elimino delicatamente la lisca e apro al libro le alici. Le posiziono su una gratella per farle gocciolare. Quando le patate sono tiepide, elimino la buccia e ricavo delle fettine tonde. Fatto questo, assemblo i tortini. Ungo con dell'olio extravergine d'oliva i pirottini in alluminio. E cospargo con del pane grattugiato. Dispongo le alici a raggiera, posizionando la parte più stretta, ossia quella della coda, sul fondo del pirottino, mentre la parte più larga dovrà fuoriuscire dal bordo. Ora farcisco, posizionando sul fondo, una fettina di patate. Continuo con i pomodorini a pezzettini precedentemente lavati e tagliati. Aggiusto di sale e condisco con formaggio e pane grattugiato. Concludo con una fettina di patate. Chiudo il tortino portando verso il centro le alici. Spolverizzo con del pan grattato ed inforno in forno caldo a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!